Ciao a tutti! Allora, volete imparare a giocare da mouse e tastiera? Non sapete come fare? Guardate, secondo me questo è il video che fa per voi. Allora, ho messo questa mappa proprio apposita, diciamo, per chi ha appena iniziato a giocare. Quindi ci sono due tipologie di appena iniziato a giocare: o che non sapete neanche camminare, o che sapete camminare, però il resto non lo sapete fare, cioè in senso non sapete fare manco un 90 così. Oppure vi vengono tipo così, come così. Ok, oggi insegnerò proprio a imparare a giocare. Allora, una cosa che vi consiglio come prima fase, perché qui ci divideremo in fasi, è mettervi dei tasti giusti già dalla prima volta in cui giocate. Non copiarli da altri player, perché molte delle volte i pro player hanno tasti che ci hanno da sacco di tempo, quindi è abbastanza inutile copiare tasti da qualcuno che ha dei tasti che sa anche lui che non sono buoni. Quindi mettetevi dei tasti a voi giusti, però ogni tasto non deve essere ripetuto più volte. Allora, per esempio, se io con F, per esempio, prendo per esempio i miei tasti, con F metto la scala. Se io, mettiamo il caso, prendete una tastiera, perché per i primi che hanno appena iniziato a giocare sarà un po' difficile da capire, quindi allora premo F, no? Poi con F facciamo il caso che con R metto il muro. Tipo, facciamo finta che questa R metta il muro. Io non metterò mai velocemente il muro come chi ha due tasti impostati su due dita diverse. Sempre come potete vedere, io ho F e il muro lo metto col tasto laterale del mouse. Così posso metterli anche in sintonia, vedete? Quindi sono più veloce di chi ha sul dito due tasti. Quindi mettetevi, per esempio, come ho fatto io, il piano ce l'ho su blocco maiuscolo, quindi userò l'annullare per mettere il piano. Sarà difficile i primi tempi usare l'annullare, però dai, sempre meglio del mignolo, perché molti usano il mignolo e un po' difficile. Poi vi consiglio di usare i tastini laterali del mouse, che sono iper fondamentali. Molti si mettono anche scala e muro tutti e due sui tastini laterali, però io no, perché li avevo ma li ho tolti perché non so, mi trovo meglio così. Infatti per questo ho detto scegliete voi dei tasti che piacciono a voi stessi, perché sennò copiarli da altri non serve molto. Come seconda fase vi consiglio di mettervi una sensibilità giusta. Per esempio, copiate il codice di questa mappa. Ok, quindi per esempio venite in questa mappa, prendete il combat e non so, aprite qua, e a parte che io sto laggando, però non ci pensate, fate così più o meno, capito? Andate in diagonale, cercate di colpire il tipo, capito? Cercatelo di colpire quasi sempre in testa. Non badate a me che ho cambiato da poco la mia sensibilità, ma è perché ho cambiato da esponenziale a lineare, che in un altro video vi mostrerò come si fa su Windows. Quindi no sulla play, perché io gioco da PC, quindi ok, non badate alla mia mira di merda e continuate così fin quando, per esempio, se voi arrivate qui, allora la vostra sensibilità è giusta. Se arrivate poco più indietro che sparate qui, allora vi dovete alzare un po' la sensibilità. Se arrivate qua, cioè più avanti rispetto a dove dovete arrivare, cioè così, allora ve la dovete abbassare. Beh, poi nel prossimo video vi spiegherò come mettere la lineare, perché vi servirà. Io infatti da quando l'ho messa non so se sia migliorato di molto, perché ancora mi devo abituare, però quando mi abituerò forse... Infatti c'ho ancora una mira di merda, come perché non riesco manco a prendere quel coso un altro po'. La terza fase, almeno secondo me, è andare mai in partita, cercare di fare fight con i propri amici. Per esempio, prendetevi un vostro compagno fra i più nabbi, perché sennò iniziate a perdere di autostima e smettete di giocare da mouse e tastiera, perché a me è capitato. Prendete i più scarsi, iniziate a fightare, vedete che per esempio già lo riuscite ad ammazzare 2-3 volte, dopo già 3 giorni sarete di poco più forti di lui, sicuro, perché siete da mouse e tastiera, soprattutto se giocate con qualcuno che è da controller. Vabbè ragazzi,
Detto questo, per me il video è concluso. Questi erano i primi passi di qualcuno che ha appena iniziato a giocare da mouse e tastiera. Se avete bisogno di consigli, scrivete nei commenti, anche perché ho fatto questo video siccome molti di voi stanno iniziando a giocare da mouse e tastiera, siccome è esplosa sta cosa di comprarsi il computer e iniziare, diciamo, a giocare da PC. E siccome volevo aiutare molti di voi, anche perché alcuni rimangono tipo da controller da PC, e secondo me è la cosa più sbagliata, come se giocate da mouse e tastiera su console, secondo me è la cosa più sbagliata. Va bene ragazzi, detto questo, ci vediamo nel prossimo video. Nel prossimo video vi spiegherò come mettere, come fare o il double keybind o non so, tipo mettere la lineare che vi servirà, perché la lineare è... non ha l'accelerazione, che poi vi spiegherò nel prossimo video cosa sarà. Facciamo un passo alla volta. Bene, da Raff è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao.